lo Greenopoli, strumento didattico per diffondere le buone pratiche di educazione ambientale con un metodo ludico molto legato al territorio campano. Il servizio. Siamo con il professor De Feo, responsabile e ideatore del progetto Greenopoli, un progetto di educazione ambientale che è stato lanciato negli anni scorsi. Professor De Feo, che cos'è, quando nasce Greenopoli? Greenopoli nasce esattamente 10 anni fa. Volendolo racchiudere in due parole, Greenopoli è condivisione e sostenibilità. Quindi io praticamente porto, soprattutto nelle scuole, ma non solo, progetti di sostenibilità. Problema adesso che sono quasi tutti basati su un approccio volontaristico, mentre noi sentiamo parlare da tempo di questa educazione ambientale nelle scuole, i giovani, però al momento si fa poco. Adesso però vado a giocare d'anticipo, quindi vado nelle scuole, mi confronto con insegnanti, bambini, ottenendo tanti bei risultati. Ho trovato una scuola variegata, quindi avanguardie ma anche retrovie, però la cosa che manca appunto è un approccio di sistema. Greenopoli non va solo nelle scuole, parla con le istituzioni, parla con il mondo accademico. Quanto c'è bisogno però nella comunicazione anche dei grandi consorzi nazionali di ritrovare il rapporto con il territorio per una comunicazione che sia efficace? Il rapporto col territorio è fondamentale. Io ho appena consegnato a Comieco, il Consorzio Nazionale del Riciclo della Carta e il Cartone, uno studio che hanno commissionato al mio dipartimento, quello di Ingegneria Industriale dell'Università di Salerno, e loro mi hanno affidato 12 città, da Napoli fino a Palermo, quindi città non facili. Ebbene, io lì ho provato a coniugare due cose, rigore scientifico ed efficacia comunicativa, per cui ecco, abbiamo fatto come conto che se ad esempio un cittadino di Catania raccogliesse tutta la carta e il cartone e gli passa tra le mani in un anno, potrebbe vivere 58 minuti di vita buona, e il napoletano l'ho commentato dicendo "uanum rubriatorio". Cioè bisogna appunto legarsi al territorio, bisogna rendersi comprensibili. Quando uno non ti capisce, non è mai colpa di chi non capisce, è colpa di chi parla. E soprattutto ricordarsi che l'ambiente è la cosa più importante che abbiamo. Allora non prendersene cura significa appunto non volersi bene. Bisogna crederci, solo se ci crediamo nelle cose queste potranno prendere forma, altrimenti perdiamo tempo, non abbiamo tempo da perdere. Quindi diamoci da fare e impegniamoci seriamente. Per oggi è tutto, vi lascio all'inchiesta sulle sanzioni per l'annotazione del peso verificato a destino, che andrà in onda subito dopo la nostra sigla di chiusura.